tutti gli esseri viventi, che si tratti di batteri, piante, uomini o animali, sono costituiti da cellule. Nel nucleo cellulare si trova impacchettato il materiale genetico. Quindi noi, quando mangiamo, assumiamo anche dei geni. Sì, nelle verdure, nella frutta, nelle uova, nella carne, tutti gli alimenti contengono dei geni. Una mucca su di un prato mangia circa 5 grammi di DNA al giorno. E noi quanti grammi ne mangiamo? Noi ingurgitiamo circa 1 grammo di DNA al giorno. Nello stomaco e nell'intestino i geni sono smantellati negli elementi di base. Questi vengono utilizzati per produrre sostanze nuove oppure vengono eliminati. Non bisogna dunque preoccuparsi di poter prendere proprietà degli spinaci o della cotoletta mentre si mangia. Ma questo significa che anche se si mangia un alimento con un gene introdotto, cioè un alimento geneticamente modificato, questo gene in più viene digerito come tutti gli altri geni. Anche con un gene in più non c'è da preoccuparsi, perché esattamente come gli altri geni, esso viene smantellato negli elementi di base. Ma allora qual è lo scopo di creare delle piante geneticamente modificate? La ricerca genetica prova a migliorare la protezione di raccolti e piante. E in più i ricercatori provano a migliorare la qualità degli alimenti.